Nel baule al maxi continua a sorprendere. I protagonisti della cultura continuano a raccontarci le loro storie. Questa volta abbiamo le tante verità di tutta la carriera, di tutta la vita di Pupi Avati e anche le tante bugie che ha raccontato. È un incontro davvero particolare in cui la finzione cinematografica si mischia alla vita, i riferimenti della vita si mischiano con la rappresentazione del cinema. Ripercorriamo passo passo la carriera, ma anche gli affetti, gli incontri, le persone, i momenti, le difficoltà raccontate con molto senso dell'autoironia. Questo è Pupi Avati al Maxi, in un luogo tutto proiettato per il futuro, e un accenno al futuro lo faremo nel baule. Scrivere la propria autobiografia è un atto di estremo egotismo, bisogna essere molto presuntuosi o molto insicuri. Io sono entrambe le cose, ma avevo la necessità soprattutto di dire a chi è più giovane che cos'è la vita, non che cos'è il cinema non mi interessava dire, che cos'è la vita, che cosa riserva la vita di così stupefacente, di così terribile, di così magnifico, tutti insieme. E siccome io ho vissuto entrambe le esperienze, mi è piaciuto un po' raccontarle, privilegiando probabilmente più le sconfitte, che sono poi i momenti più formativi nella vicenda di un essere umano.